Milano Pavia News, edizione giorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra informazione. In apertura torneremo sul tema della bambina di 5 anni morta in un incidente stradale a Vigevano. Si indaga per accertare le responsabilità e per cercare di fare chiarezza sulla dinamica di questa tragedia che purtroppo appunto ha portato alla morte di una bambina di soli 5 anni. Ma parleremo anche, per quanto riguarda di Milano, del tema sempre attuale dello stadio di San Siro, con la maggioranza che ha bloccato un documento sull'ipotesi del progetto alla Maura, e per la politica parleremo invece della decisione di Fratelli d'Italia del no ai doppi incarichi, quindi una scelta che avrà ovviamente delle ripercussioni a livello politico sia a Milano che a Pavia. Partiamo. E partiamo allora proprio dalla cronaca, dal caso di Vigevano, che sta avendo un eco nazionale, una tragedia, una bimba di 5 anni morta a causa di un banale incidente stradale in città. Andiamo a collegarci in diretta con Paolo Barni per gli ultimi aggiornamenti. Paolo, buongiorno, si sta continuando a indagare per cercare di fare chiarezza su questa tragedia. Sì, esatto, buongiorno. Ovviamente gli accertamenti vanno avanti, la polizia locale è incaricata di ricostruire la dinamica dell'incidente. Comunque più passano le ore più si trovano conferme rispetto a quello che è parso subito nell'immediatezza dei fatti, e cioè che si fosse trattato di un errore. Una precedenza era ovvio fin da subito: l'auto su cui viaggiava la bambina arrivava da Via Quarto, mentre invece la Lancia Y arrivava da Via Mentana e aveva diritto di precedenza. Non è chiaro la velocità delle due vetture, questo è un fatto che si dovrà appurare. La dinamica dell'impatto, lo scontro che poi ha portato alla carambola fatale contro il muretto, e poi in particolare della bambina che è stata sbattuta fuori dal finestrino aperto, e ovviamente è evidente che la bambina non era assicurata al seggiolino, di sicurezza che era comunque presente in auto. Abbiamo raccontato ieri, ci siamo soffermati soprattutto nelle fasi concitate. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto attorno alle 12:20 di ieri. C'è stato un lungo tentativo di rianimare la bambina, massaggio cardiaco praticato sia dai medici di Areu del 118 che sono intervenuti sul posto, ma anche da parte di un medico di passaggio. Bisogna dire che si è tentato l'impossibile, perché comunque le condizioni della bambina apparivano davvero ormai irrimediabilmente compromesse. Si è comunque tentato, anche per la giovanissima età della vittima, una rianimazione. Il cuore a un certo punto aveva anche ricominciato a battere, ma poi nel pomeriggio è arrivata la triste notizia. Se ieri dicevamo, c'eravamo più focalizzati sul dramma che si è rappresentato dai soccorritori, un giorno dopo naturalmente è il giorno della riflessione di un incidente, come purtroppo in città ne capitano tanti e ne possono capitare tanti, che ribadisce l'importanza dei mezzi di sicurezza, soprattutto con le vetture che ci sono oggigiorno, e dell'assicurarsi appunto che le procedure vengano poi eseguite in maniera corretta. Una tragedia che ha colpito tantissimo sia Vigevano ma anche Cassonovo, dove viveva la bambina e dove vive la sua famiglia. Un dramma, molte ovviamente le occasioni e le testimonianze di vicinanza per una tragedia che davvero ha colpito in maniera profonda sia Vigevano che Cassonovo, ma poi un eco che ha avuto questo incidente anche a livello nazionale. Per il momento è tutto. Grazie a Paolo Barni. Noi voltiamo pagina, ma restiamo in provincia di Pavia, Borgo San Siro nello specifico, dove i problemi del comune riguardano invece il caso della spesa dei minori a carico. Solo nel 2022 questo piccolo centro della Lomellina ha speso oltre 100.000 euro.
Una bomba orologeria. Non usa mezzi termini il sindaco di Borgo San Siro, Antonio Ballottin, nel descrivere il problema dei minori a carico, che, da ultimo, ha coinvolto anche il piccolo centro lomellino di 900 abitanti. Nel comune di Borgo San Siro sono 6 minori a carico, che nel 2022 sono costati 103.000 euro, una spesa destinata ad aumentare nel 2023 e che da sola riguarda il 20% della spesa corrente. Lo scorso anno il comune di Ceretto andò in dissesto finanziario per le elevate spese dei minori, che vanno a impattare sulle casse delle piccole amministrazioni comunali con poche risorse a disposizione. Quest'anno i costi arriveranno a oltre 190.000 euro per intero anno, perché l'anno scorso abbiamo soltanto subito i 6 mesi. Quindi un piccolo comune come il nostro, che ha meno di 1.000 abitanti, purtroppo non ha le risorse economiche per sostenere queste spese che possiamo definirle folli. Chiediamo a forte voce che questo problema dei minori deve essere risolto e deve essere a carico dello Stato, o perlomeno che lo Stato possa compartecipare i costi, soprattutto per i piccoli comuni che non hanno molte risorse e che rischiano il dissesto finanziario. Certo, non per colpa di una cattiva gestione da parte nostra, ma ripeto, per una mancanza di risorse che non possiamo avere. E penso che questo argomento dei minori sia una bomba d'orologeria che sta per scoppiare anche nei comuni medi e grandi. Quest'anno noi abbiamo tagliato tutte le spese che si potevano tagliare, che l'anno scorso non abbiamo tagliato, però questo va a discapito degli interventi di manutenzione meno importanti, che abbiamo anche spento. Ad esempio, abbiamo spento tutte le luci che illuminano il nostro caseggiato. Non solo, abbiamo rinegoziato i mutui per disporre di più liquidità sulle spese correnti per i prossimi 3 anni, ma nonostante tutto siamo costretti anche ad aumentare l'IRPEF, sapendo che questo non è giusto, perché sono sempre i cittadini che devono rimetterci, non è giusto questo. Ma senza interventi risolutivi dello Stato, secondo il sindaco Ballottin, il problema potrebbe riguardare anche comuni di più grandi dimensioni. E penso quindi che la strada giusta da intraprendere è di costituire un fondo proprio per la protezione e la tutela dei minori a carico dello Stato. Io credo che solo così, a mio avviso, salviamo i comuni dal dissesto. Ci spostiamo a Milano adesso per tornare a parlare del tema del nuovo stadio cittadino, con delle tensioni in consiglio comunale per quanto riguarda il progetto alla Maura. C'è stata una decisione da parte della maggioranza che ha bloccato proprio un documento. Allora andiamo a collegarci in diretta con Giovanni Migone di Amicis per gli ultimi aggiornamenti sul tema. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Luca, sì, esattamente così, si torna a parlare di stadio, si torna a parlare dell'area della Maura, anche se in realtà la notizia è che non se ne è parlato in consiglio comunale, e la cosa ovviamente ha sollevato i consueti polveroni di una parte soprattutto della maggioranza. Il tema, sappiamo, quello dello stadio è da sempre estremamente divisivo. La maggioranza è divisa soprattutto tra le anime più ambientaliste, e invece la maggioranza costituita, diciamo, più solida e più vicina al sindaco del Partito Democratico, però andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nella seduta di ieri sera, di lunedì sera. Il tema all'ordine del giorno erano in realtà le tariffe della Tari, però il consigliere della lista Sala, Enrico Fedrighini, supportato dal capogruppo dei Verdi, Carlo Monguzzi, ha chiesto di richiamare una mozione che riguardava proprio l'area dell'ippodromo La Maura, quell'area che il Milan ha ammesso di star considerando per un proprio stadio in via esclusiva, non condiviso con i cugini nero-azzurri. Da questo punto di vista la mozione chiedeva, se approvata avrebbe impegnato la Giunta a tutelare, a salvaguardare il verde presente in quell'area. Queste richieste di anticipare la discussione di alcune mozioni abitualmente in Consiglio Comunale passano e vengono accettate senza passare da un voto. Ieri invece il voto c'è stato ed è stato assolutamente negativo, soprattutto proprio per i voti della maggioranza di centrosinistra. Il Partito Democratico si è schierato quasi unanime contro l'intenzione di discutere la mozione sulla Maura, quasi come se non si volesse parlare del tema, quasi come se il tema non riguardasse il Consiglio Comunale. Ovviamente da chi aveva proposto la mozione sono usciti i cosiddetti fumi dalle orecchie. Tra i più furenti c'era il capogruppo dei Verdi, Carlo Monguzzi, che abbiamo incontrato pochi minuti fa. Vi facciamo ascoltare le sue parole.
Sono completamente allibito perché finalmente potevamo discutere della Maura e bocciare l'ipotesi di fare lo stadio alla Maura come chiedevano tutti e parlare finalmente di stadio. Ci si lamenta sempre che decide tutto il sindaco e la giunta e il consiglio comunale è espropriato. Finalmente il consiglio comunale, l'opposizione era d'accordo, può discutere e decidere. C'è stato un totale harakiri, un totale suicidio, pezzi di maggioranza, pezzi del PD, pezzi della lista Sala, pezzi d'Europa Verde hanno votato contro se stessi, cioè contro la possibilità di discutere. Io non ho più parole, il Consiglio Comunale è diventato una caserma. Arriva l'ordine dall'alto e si obbedisce a quell'ordine qualsiasi cosa dica. Vedete voi, la democrazia per me è un'altra cosa. Torniamo a Pavia, dove le polemiche invece riguardano i tagli alle borse di studio universitarie, tagli dovuti a un errore di calcolo del precedente governo. Nelle scorse ore sono scesi in piazza proprio a Pavia centinaia di ragazzi. Un corteo per contestare la scelta di Regione e Governo di non dedicare abbastanza fondi al diritto allo studio. Diverse centinaia di ragazzi si sono dati appuntamento lunedì pomeriggio in Piazza della Vittoria prima di sfilare per le vie del centro di Pavia. È andato ad aggravarsi ancora di più la situazione a causa del fatto che i fondi del PNRR, cioè 500 milioni che dovevano essere dilazionati in 4 anni e dovevano andare a coprire gli aumenti delle borse di studio che ci sono stati da quest'anno, cioè 900 euro per i fuorisede e 600 per gli in sede per i pendolari, sono stati calcolati male dal governo precedente. Questo governo ha cercato di tamponare dilazionandoli non più per 4 ma per 2 anni, quindi invece che 125 milioni all'anno 250 milioni all'anno, ma anche questo si è rivelato totalmente insufficiente. Noi siamo qua perché vogliamo tutelare tutte e tutti e noi speriamo anche che tutte le associazioni ma anche l'università si unisca alla nostra rivendicazione, perché l'Ateneo stesso è stato vittima di questo sottofinanziamento, perché non deve stare agli Atenei pagare le borse di studio. Sono una borsista, di solito la borsa di studio viene data a gennaio, ce l'ho avuta bene ad aprile, è stato molto difficile, arrivavo a fine mese anche con 2 euro e non ho potuto pagare l'affitto per un mese per questa cosa e per fortuna a me è andata bene perché la mia proprietaria ha capito la situazione, una mia amica stessa situazione stava per essere cacciata via. Dai finanziamenti statali risultano coperte solamente il 75% le borse di studio, il resto per quest'anno è stato messo da un IPV che tuttavia non era tenuta a mettere questi soldi e dall'anno prossimo ci è stato detto che non sarà più così. Adesso torniamo da Paolo Barni per la cronaca, perché si è verificata una lite a suona di spranghe e coltelli nelle scorse ore, nella notte tra lunedì e martedì a Gambolò. Allora chiediamo a Paolo Barni che cos'è successo, i motivi di questa lite e poi come è andata a finire. Sì, esatto, un parapiglia che è avvenuto attorno a mezzanotte a Gambolò, una vicenda che abbiamo avuto modo di ricostruire nelle scorse ore. È successo in una traversa tra Corso Umberto I e Via Vignate, siamo nella periferia nord di Gambolò, quella che va verso Vigevano per intenderci. Al piano terreno di una palazzina di 3 piani, una giovane di origini rumene aveva trascorso una serata con alcuni amici e appunto verso mezzanotte mi stava congedando. Il gruppetto si è fermato fuori a parlare, evidentemente ha fatto un po' di rumore. Dal primo piano è scesa una persona, un uomo di origini marocchine. I testimoni raccontano roteando una spranga, minacciando il gruppetto di ragazzi che ha inizialmente opposto resistenza, poi insomma è partita la lite, c'è stato un fuggi-fuggi, i testimoni raccontano di questa persona con le spranghe che inseguiva i ragazzi, però il ragazzo proprietario di casa poi avrebbe chiesto rinforzi da parte dei suoi familiari, quindi la lite si sarebbe quindi estesa alle famiglie. Il tutto sarebbe durato davvero una manciata di minuti, ci hanno raccontato circa un quarto d'ora, ma è stato davvero un parapiglia, sono partiti colpi, sicuramente colpi di spranghe, non abbiamo compreso ancora se anche
qualche coltellata. Per fortuna tutte le persone ferite hanno lesioni lievi, 4 al termine di questo quarto d'ora di follia, le persone che sono dovute ricorrere alle cure dei medici del 118, sono anche intervenuti i carabinieri, naturalmente trattandosi di lesioni lievi si potrà procedere soltanto se qualcuno sporgerà querela di parte. Comunque tutti sono stati ascoltati per permettere di ricostruire questa vicenda, che avviene in un quartiere molto tranquillo, anche se in questa palazzina, ci hanno raccontato, non sono mancate anche nel recente passato delle liti condominiali piuttosto accese. Certo, non era mai capitato come a ieri sera a mezzanotte di vedere gente con la spranga inseguire i rivali. Questo è tutto. Grazie a Paolo Barni. Noi ci spostiamo nuovamente a Milano per una protesta del sindacato degli inquilini, una protesta a causa delle difficoltà per tante famiglie sotto sfratto a ottenere un alloggio temporaneo. Vivere a Milano è sempre più difficile, nella città più cara d'Italia infatti, con situazioni lavorative sempre più precarie e affitti sempre più costosi, permettersi una casa diventa ormai cosa per pochi. Nel capoluogo lombardo sfratti e pignoramenti sono ormai all'ordine del giorno e le famiglie spesso che attendono una risposta alla richiesta di alloggio temporaneo, il cosiddetto SAT, finiscono per strada senza aiuto. Per protestare contro questa emergenza il sindacato degli inquilini ha organizzato così un presidio lunedì 22 maggio fuori dall'assessorato alla casa di Via Larga. La situazione da anni è drammatica, nel senso che sono oltre 5.000 gli sfratti in esecuzione tra morosità e pignoramenti immobiliari. L'offerta abitativa di servizi abitativi transitori, cioè di abitazioni anche transitorie, è pressoché nulla. Queste famiglie che qui oggi sono sotto l'assessorato alla casa hanno un'assegnazione sulla carta, ma il comune risponde che non ha alloggi. In moltissimi casi dunque le famiglie attendono da mesi che gli venga consegnata una risposta alla domanda di richiesta di un alloggio temporaneo, mentre molte altre hanno avuto una valutazione positiva ma resta solo un'assegnazione sulla carta. Ci sono infatti famiglie che attendono l'offerta dell'alloggio transitorio a seguito di accoglimento della domanda da più di un anno. Ma tu adesso sei da solo con la tua famiglia e con la famiglia, e dove andrai? Io adesso sono lì da mio fratello, però sono un po' stretto, 9 persone dentro la casa, di 70 metri quadri, 4 figli. È difficile. È difficile, poi i bambini vogliono studiare, gli altri vogliono giocare, una cosa non gestibile. E dal comune nessun aiuto? Dal comune nessun aiuto, ho fatto le domande, ti dicono aspetti, non devi vivere qua, ho chiamato l'agente comunale, ho chiamato una marea di volte, sono andato anche lì, l'ho chiesto, mi hanno detto guarda che città è cara, non ci sono alloggi, e poi ti dicono vai fuori, cosa ci fai qua dentro, la città è molto cara. Le famiglie sono così costrette a spostarsi fuori Milano alla ricerca di un nuovo affitto, oppure anche peggio, vivere in condizioni di illegalità o passare da un'ospitalità all'altra, anche separandosi, in condizioni di sovraffollamento e insalubrità. Noi chiediamo una diversa gestione dell'emergenza abitativa, chiediamo che vengano date risposte ai cittadini, chiediamo che ci sia un impegno, un protocollo di gestione degli sfratti in accordo con la prefettura e la questura, in modo da poter finalmente gestire questo grave problema degli sfratti a Milano e garantire il passaggio da casa a casa alle famiglie sfrattate. E chiediamo quindi un impegno concreto sull'emergenza, che in questo momento da parte dell'amministrazione comunale non c'è. La politica adesso, torniamo da Giovanni Migone De Amicis, per la decisione di Fratelli d'Italia di non consentire il doppio incarico per i propri eletti. Giovanni, una scelta che ovviamente avrà delle conseguenze a livello nazionale e anche a livello locale.
Sì, esattamente così Luca, la decisione annunciata nelle scorse ore dalla ministra nonché coordinatrice regionale per la Lombardia di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, è quella di vietare di fatto ai propri eletti il doppio incarico tra comune, regione e Parlamento e dal 2024 anche per quanto riguarda l'Europarlamento. Questo ovviamente ha delle ripercussioni anche qui su Milano e sulla Lombardia, dal momento che erano in diversi ad avere un doppio incarico sia tra comune e regione che tra comune e Parlamento. Innanzitutto il Consiglio Comunale di Milano perderà due volti storici, possiamo dire, della sua storia recente. Uno è Andrea Mascaretti, che è sempre stato capogruppo fino a pochi mesi fa di Fratelli d'Italia, oggi era vicepresidente del Consiglio Comunale, che dopo 22 anni, dopo essere stato eletto a Montecitorio, lascerà quindi il suo scranno qui a Palazzo Marino. Sarà seguito anche da Matteo Forte, che però, sebbene sia stato eletto in regione con Fratelli d'Italia, era stato eletto qui alle mie spalle a Palazzo Marino con il centro di Maurizio Lupi, con Milano Popolare, e proprio al partito di Maurizio Lupi tornerà dunque il seggio. Altro nome, altra uscita, è quella invece di Chiara Valcepina, che era la prima, diciamo, al primo turno, al primo giro qui a Palazzo Marino con Fratelli d'Italia e che è stata eletta in regione lo scorso febbraio. Il suo posto sarà preso da Pietro Celestino, già assessore del municipio 4. Questa regola varrà per tutta Italia, ha assicurato Daniela Santanchè, riguarderà solo Fratelli d'Italia, non riguarderà gli alleati che prenderanno le loro decisioni, ma c'è un'eccezione proprio qui a Milano, che è quella di Marco Bestetti, che è appunto entrato in Consiglio Comunale con Forza Italia e che lo scorso dicembre è passato al partito di Giorgia Meloni. Un'eccezione, lui manterrà le cariche sia qui in Comune che in Regione e abbiamo chiesto direttamente a lui di spiegarci le ragioni di questo gesto. Ma essenzialmente per due ragioni: uno, per la volontà di mantenere la medesima composizione numerica, consistenza numerica del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, e soprattutto direi per continuità, per mantenere continuità nel lavoro che Fratelli d'Italia sta svolgendo nella commissione di controllo sulle società partecipate del Comune di Milano, che ho l'onore di presiedere, con un'esperienza di lavoro che è iniziata due anni fa e che abbiamo deciso di non disperdere. Cioè, per caso un po' di pressing sugli alleati per fare la stessa manovra oppure una cosa che riguarderà solo Fratelli d'Italia? Ogni partito farà le sue valutazioni, ci sono colleghi sia della Lega che di Fratelli d'Italia che hanno due ruoli, credo che sia anche una questione di scelte interne che noi rispettiamo, quindi noi abbiamo fatto le nostre e loro faranno le loro. Torniamo a Vigevano, dove si è arrivati a una tregua, almeno temporanea, tra genitori e comune per il caso dell'asilo nido Arcobaleno. Qui proprio i genitori hanno chiesto che venga installato un condizionatore in vista soprattutto dell'arrivo del caldo. Il comune nell'ultimo anno non ha potuto farlo per mancanza di fondi, ma ha assicurato che lo farà nelle prossime settimane. Ci eravamo occupati dei problemi all'asilo nido Arcobaleno di Vigevano, dove i bambini soffrono il caldo a causa della mancanza di un condizionatore, un problema sollevato dalle 25 famiglie che usufruiscono del servizio, con l'arrivo dell'estate ormai alle porte, e che rimane, nonostante le promesse dell'amministrazione comunale, che nelle scorse ore ha incontrato i genitori. L'asilo nido Arcobaleno è gestito da una cooperativa privata, ma la proprietà dei locali del comune. Le famiglie da un anno chiedono che venga installato un climatizzatore, ma per mancanza di fondi il problema non è mai stato risolto, fondi che, a quanto si apprende, sarebbero ancora bloccati, ma il comune ha fatto sapere di impegnarsi a trovare una soluzione nel giro di un paio di settimane, quando le temperature si alzeranno ulteriormente. Buona sostanza, i fondi della regione che dovevano essere stanziati per fare i lavori sono stati bloccati, però a quanto sembra adesso stanno cercando delle risorse per tamponare nel giro di un paio di settimane. Dovrebbero mettere i climatizzatori in una stanza dove i bambini dormono per cercare, insomma, di tamponare appunto la situazione. I disagi comunque rimangono. Le famiglie si erano lamentate dei problemi di salute accusati dai loro bambini dopo l'uscita dall'asilo a causa del gran caldo a cui erano esposti. E quindi siamo fiduciosi del fatto che entro la fine dell'anno si possa avere, insomma, una situazione migliore per i nostri bambini. Adesso attendiamo la conferma, nel senso che finché non vedremo gli split appesi al muro, ma da quello che mi hanno detto nel giro di due settimane dovrebbero fare questi lavori.
Era l'ultimo servizio, è tutto per questa edizione. Io adesso vi lascio al meteo, i nostri TG invece tornano questa sera a partire dalle 19. Grazie per averci seguito.